Ok, Abuse era semplice, ma c'è stato un solo vincitore. Complimenti. Passiamo però al prossimo titolo. Chi lo riconosce? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Porro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con tanto umorismo incomprensibile. Anche oggi preparatevi perché sono state annunciate tantissime cose, molte delle quali interessano direttamente l'utenza Switch. Quindi iniziamo subito, ma prima, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolissimo gesto. Basta anche solo un like per fare la differenza e darmi un aiuto enorme. Poi, se volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, potete abbonarvi al Patreon, il Patreon dei Poracci. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! In questi giorni di Gamescom sono stati tantissimi gli annunci inaspettati, che continuano ad arrivare anche dopo la Opening Night Live. Vediamo quali novità ci attendono. Sono stati presentati due nuovi personaggi per Nickelodeon All-Stars Brawl, il clone di Smash che vedrà come protagonisti i personaggi delle serie animate apparse sul canale televisivo. Ad unirsi al roster questa volta è il turno di CatDog, protagonista dell'omonima serie andata in onda fino al 2005, che io non ho mai visto, e April O'Neil, star delle Tartarughe Ninja, che proprio qualche giorno fa è stata annunciata anche come quinto personaggio giocabile di Shredder's Revenge. Che dire, il roster si fa sempre più interessante e All Stars Brawl ha tutte le carte in regola per diventare il crossover definitivo, dopo Smash ovviamente. Voi cosa ne pensate? È stato appena rilasciato il nuovo trailer di Metroid Dread, questa volta intitolato La più grande minaccia mai affrontata da Samus, e porca miseria, l'hype è ormai alle stelle. Il trailer è semplicemente perfetto, montato in maniera pazzesca, un ritmo assurdo, mostra tantissimo del gioco e tra l'altro è pieno di chicche che faranno la felicità degli appassionati della serie. Inoltre, tutte le congetture scaturite dal finale di Returns stanno prendendo forma e vi invito a leggere anche il sesto articolo pubblicato a corredo del video, perché dà un'ampia panoramica di tutto quello che viene mostrato tra vecchie e nuove abilità. A questo punto però credo che smetterò di guardare trailer, anteprime e articoli. L'hype è alle stelle e voglio godermi Dread completamente all'oscuro di tutto. E voi siete in hype per Dread? Volevate Netflix su Switch? Con calma, non c'è nessuna fretta. Intanto, The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo dell'app di TV Pokémon anche su console ibrida. Dopo l'approdo su cellulare, gli utenti Switch potranno scaricare gratuitamente questa app e usufruire di un catalogo abbastanza ampio degli episodi dell'anime di Pokémon. È gratis ed è pensato per tutta la famiglia. Che fate? Ve la fate scappare? Parlavamo di Metroidvania, no? Qualche giorno fa mi avete chiesto su Instagram dei consigli su Blasphemous e neanche a farlo apposta è arrivata la bomba per quanto riguarda il pellegrinaggio del penitente. Non solo è stato annunciato un nuovo DLC gratuito del primo episodio, Wound of Eventide, in arrivo il 9 dicembre 2021, ma è stato anche svelato Blasphemous 2, di cui per ora non sappiamo niente se non che uscirà nel 2023. Ce n'abbiamo di tempo, ma direi che per quanto riguarda Metroidvania ne abbiamo di capolavori da giocare per ingannare l'attesa. Altro giro, altro porting impossibile. Dopo mesi di speculazioni e rumor, arriva su Switch anche Dying Light nella sua versione Platinum Edition. Se siete rimasti intrigati dal gameplay del suo seguito mostrato durante la Gamescom, beh, questa potrebbe essere l'occasione perfetta per recuperare il titolo originale. Non abbiamo ancora una data di uscita su Switch, ma è stata confermata un'edizione fisica niente male, che comprenderà anche gli adesivi. Imperdibile! Passiamo ora alle notizie del giorno. Un'altra esclusiva Nintendo Switch diventerà presto disponibile per PC. Questa volta è il turno di Bravely Default 2. Il JRPG di Square Enix è uscito lo scorso febbraio su console ibrida e nonostante la critica lo abbia accolto con entusiasmo, sottolineando i pregi di un gioco di ruolo dallo stampo decisamente classico, purtroppo il titolo non sembra aver raggiunto il pubblico allo stesso modo. Sparito praticamente subito da qualsiasi classifica di vendita e assente anche nei report che indicano i giochi che superano il milione di copie, Bravely Default merita sicuramente una seconda opportunità e la decisione di Square Enix di farlo approdare su PC via Steam il prossimo 2 settembre è forse la scelta più sensata. In sé è un avvenimento abbastanza importante per la serie che per la prima volta approda al di fuori dei confini di una console Nintendo, visto che i primi due episodi furono delle esclusive 3DS e a questo punto speriamo che ripercorra la stessa parabola di Octopath Traveler, altro JRPG che ho letteralmente adorato.
così magari un giorno potremo ritrovarci Bravely Default 2 sul Game Pass. Siete contenti di questa notizia? Poracci, è da un po' di giorni che voglio parlarvene, ma solo oggi trovo l'occasione giusta per farlo. Possiamo finalmente mettere un bel punto di svolta sulla questione retro gaming e prezzi fuori di testa. E indovinate un po', sotto c'è qualcosa di losco. Molto losco. Negli ultimi mesi abbiamo parlato spesso di aste dedicate al retro gaming che hanno raggiunto quotazioni a dir poco fuori di testa, infrangendo record di vendita praticamente ogni settimana. L'apice è stato raggiunto con una copia di Super Mario 64 venduta a più di $1,5 milioni, e con cifre del genere era solo questione di tempo prima che i giornalisti iniziassero a indagare su questi prezzi in crescita folle. Seth Abramson è stato il primo a mettere in luce qualcosa di sospetto nelle pratiche di Heritage Auctions, il sito che si occupa delle aste dove vengono venduti i retro game più costosi al mondo. Secondo il giornalista, sarebbe in atto una vera e propria azione sistematica da parte dei broker volta a creare una bolla speculativa con l'intenzione di far lievitare i prezzi ogni oltre ragionevole confine, con lo scopo di attirare nuovi investitori nel mercato solo per arricchirsi ancora di più. Lo so, la questione non è per niente semplice, se masticate l'inglese dovete assolutamente vedervi questo documentario di 50 minuti che spiega nel dettaglio il grandissimo conflitto di interessi che c'è tra Heritage Auctions e Wata Games, la compagnia che si occupa del grading dei giochi, ovvero l'ente che ne stabilisce il valore in base alle condizioni. Per farla breve, poracci, altro che scalper, qui ci troviamo di fronte a una bolla speculativa enorme la cui direzione possibile è una sola: il crollo del mercato. L'isteria che c'è dietro il retro game in questo periodo non può che portare a un eventuale crack, e non parlo ovviamente di collezionismo a livelli umani, alla portata di tutti, ma chi sta seriamente investendo in giochi rari e gradati, beh, rischia molto presto di trovarsi tra le mani degli oggetti che perderanno rapidamente il loro valore. Io dal canto mio continuerò sicuramente ad aggiornarvi sull'evolversi di questa situazione. Non so voi, ma la trovo estremamente interessante. E per chiudere vi ricordo che oggi escono due titoli attesissimi, ovvero No More Heroes 3 e Baldo, ma ho come l'impressione che verranno male interpretati dalla critica, e vi spiego perché. Penso che recensire un gioco di Suda51 sia uno dei compiti più difficili in assoluto, perché il game designer molto spesso si pone come obiettivo quello di infastidire il giocatore, con continue rotture della quarta parete, forzature nel gameplay e sezioni volutamente noiose pensate per mettere a dura prova la pazienza di qualsiasi tipo di gamer. La serie di No More Heroes è sempre vissuta in questo limbo un po' particolare. Da una parte c'è la percezione che sia una sorta di action open world dai toni ultraviolenti, quasi si tratti di una produzione AAA, dall'altro rimane in tutto e per tutto, dalla realizzazione tecnica alle scelte di game design, un titolo di nicchia, quindi è normale che stia collezionando voti tutt'altro che entusiastici dalla critica, che difficilmente si discosta dal 6, ma ho come l'impressione che molti si aspettassero un prodotto radicalmente diverso da quella che poi è la classica cifra stilistica di Suda51. Quello che voglio dirvi è che si tratta di un gioco estremamente particolare, e fossi in voi, se le premesse vi incuriosiscono, proverei se non altro a dare una chance alla serie, provando i primi due capitoli, presenti come remaster sull'eShop. Vi dovreste fare così un'idea di cosa aspettarvi più o meno da questo No More Heroes 3, che è tutto fuorché la classica avventura a cui siete abituati. Con i suoi limiti e con i suoi difetti, questi sono innegabili, ma per alcuni potrebbero far parte del fascino del pacchetto intero. Guichi Suda, prendere o lasciare. Situazione simile ma diversa per Baldo, di cui purtroppo scarseggiano ancora le recensioni, ma ho paura che intorno al titolo si sia creato un hype tale da perdere di vista la vera essenza del progetto, ovvero quella di un indie, sì dalla direzione artistica particolarmente ispirata, ma che rimane comunque un progetto confezionato da sole 3 persone. I primi pareri raccolti online mi sembrano sin troppo impietosi verso una produzione che andrebbe innanzitutto contestualizzata e goduta, chiudendo un occhio su dei difetti magari fastidiosi, ma che non compromettono realmente la qualità generale del prodotto. L'unico sfogo sensato per me è quello del mitico, grandissimo Dr. Game, che con un bel post social ha inquadrato, secondo me, in modo perfetto tutta la questione. Il succo? Giocate e divertitevi. Voi prenderete uno di questi due titoli? Poracci, e questo era tutto per oggi. Vi ringrazio enormemente per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno, sempre con tanto umorismo. Noi ci vediamo lunedì per un nuovo video, ma questo weekend riposatevi, nerdate duro e fate i bravi. Io sono il Poro No More, Michele Truffa.
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!